Non lo so, ragazzi, che cazzo è successo. Eppure scrivevo su Telegram ad Antonio da computer. Mi sono rotta. Ok, quindi la connessione è sempre rimasta up. Bello sto post con la mia faccia, con tutta la gioia di sto mondo. Live is back, perfetto. Meno male che ce lo dici tu. Intanto io ero ancora ferma lì. E non ho uno sputo di vita, tra l'altro. Quindi se ci piglia con uno di ste cose, per noi è finita. Ma ripeto, no, ripeto, io non sono crashata. Quindi o è crashato Twitch o è crashato OBS. La peggio cosa di questa parte, sapete cos'è? È che lì c'è la fontana per salvare. Allora, mo. Ok, solo che io mo devo andare dall'altra parte, giusto? Devo andare lì giù. No, tranquillo, Wolfino. C'era il muro là, ok. E niente, quelle me le devo prendere per forza, a quanto pare. Un po' meno. Ho un po' di più e agganciarmi all'altro muro. Sì, ho mollato il tasto. E anche adesso ho mollato il tasto. Invece è bella una bolletta cara, eh sì, eh. Da perché?
Non mi stupisce che Kuro eviti questo posto, la pietra solare emana ancora la luce che lei teme tanto. Usando questa leggendaria pietra runica potrei accendere il Monte Oro. Si è svegliato. Il livello con la lava. Quasi. L'abbiamo recuperata la pietra, ma dove cacchio dobbiamo andare? Ah, è qua che devo andare. Ma mi ci posso teletrasportare? Sì. Dove stava quella fontana? Ok. Ma mi sa che stanno avendo problemi loro. Niente, è partita la chat un'altra volta. E vabbè ragazzi, nel pod sembrerà che parlo come una pazza da sola, perché pure se aggiorno la cache della pagina. Ok, è un problema dei server europei, quindi non ero io. Cioè, per una volta posso non essere io, per una volta. Si può. Come te dopo tutto, Asel.
Ma perché c'ho il cervello appiccicato con la colla? Sì, ma io non sto streamando. Per puro caso non stai streamando. Ma dov'è che mi devo teletrasportare? A questo. Ma è molto più facile. Ma è molto più facile. Ecco, per pigliarmi una decchia di vita. Allergico, allergico. È la fonte di calore di Nibel e tutta la sua gloria è bruciata. Dobbiamo fare attenzione, molti di quelli che sono entrati in questo luogo non hanno fatto più ritorno. Forse è il caso che vado a fare prima la plin plin di fare questo livello. Che dite? Eh? Sarebbe dopo? Mi devo distrarre un attimo. Togliamo un po' di notifiche dal cellulare. Ok. Ok. Scusate, leggevo un messaggio.
Intenerisco con una mazzetta da 1.000 euro. Ma chi? Al modino? Respira fondo e poi e fuma. Fumate. Non state ancora fumando. Quella. È il modino che vuoi intenerire con una mazzetta da 1.000 euro? Non è così facile da corrompere, Wolfino. Intenerisci d'abbraccio che è così facile da corrompere. È un po' una baldracchella, questo. Questo moderatore. Io avrei alzato l'asticella, Antonio. Devo essere sincera. Sì, non esce più, ma Wolf, il crash non era mio. A quanto pare stanno avendo problemi i server europei. Io adesso provo a rifettuare il login su Streamlabs. Vediamo, lagherò molto probabilmente. Sì, sto laggando. Lag a rompere perché sto facendo cose un attimo. Vediamo se ricopiando copia. Provate a scrivere. No, neanche se la... No, non va... Non va, ragazzi, non gliela fa. Fotogrammi persi a rompere. No, ma sta andando bene stasera, mi dicono, dai. Sta andando benissimo stasera. Tutto l'ambaradan. Sto continuando a perdere fotogrammi a cazzo. Mi fa piacere. Ma che il problema è Ori? Ma fa? Può essere? Ah, povero Ori, quanto gli abbiamo detto. Ci abbiamo il 2 da giocare, ragazzi. Il 2, Willow Wisp. Willow Wisp. Una brutta parolaccia. No, comunque non sono io. Sono proprio i server. Eh sì, sarà crashato pure quello. È crashato pure lui. Aspetta che lo provo. Vediamo questo se va. Questo almeno va. Aspetta che provo a far ripartire. Però vedi, è Streamlabs. Comunque è Streamlabs che gestisce quel programma. Quindi se non c'è la chat a schermo, penso che si sia rotto proprio Streamlabs. E quindi manco Bestia Bot può farci nulla. Vediamo se riparte. Che brutto quando ero. Fa così. Ok, Bestia Bot funziona. Quindi ora il punto esclamativo in mozza. No, sì, comunque, cioè Streamlabs, non capisco perché la chat non vada, però qua... Dovrei chiudere e riaprire OBS, molto probabilmente. No, eh? No. No. La chat per ora la lasciamo così.
comunque perché ho l'impressione di sentire che stia arrivando a un livello come quello di Train 1 nella fucina, con la lava che sale e la tensione del sole. Perché è esattamente quello che sta per succedere, vero? Yeah, famo secondo te per le 6 a finirla. Non credo. Questo dovrei ricordare il livello della fucina di Train, ci sono avute 9 ore per fare. Il mio sogno proibito è una configurazione Wolf che costa 3.000 euro. 3.000, 3.000, avete sentito bene? 3.000 euro. Cioè, che poi non è nemmeno 3.000 tondi, è più vicino ai 4.000 che ai 3.000. Però quanto è bella. Un giorno. Un giorno. Così potremmo riportare pure League of Legends in live. Ah? È breve ma intenso, ok. Già che c'hai la scheda video, zio, di questi tempi, anche se si spera che presto o tardi cercheranno di risolvere questa cosa, perché è possibile che non si trovano le schede video. Breve ma intenso, in che senso? Un po' come te. Che senso? Scusa? Scusa? Che ha detto? Che significa? Anto, che cosa ci stai dicendo? Mi dissocio. Niente, non ha detto niente. Vedete che a schermo non è comparsa la cioè, sì, 705 fotogrammi persi, ma io non sto facendo niente. Vorrei dissociarmi pure io, ma fa male poi dissociarsi. Dissociarsi da se stessi. Io lo faccio di continuo. Pensa un po' com'è la mia esistenza. Allora, eh? Ma più che doloroso è alienante, dopo non sai più chi sei. Non ce la posso fare. Dai, da 25 minuti, sì, zio, erano 4 ore. Eravamo riusciti a stare 4 ore così, suori, senza. Nel senso che correre non dura troppo, faccio uno scatto e addio, esatto, è correre. Io ho appena visto una roba. Allora, purtroppo, se siete iscritti a Facebook, anche se non guardate i programmi trash, ricevete sempre delle nozioni riguardo ai programmi trash. Io ora sono certa che nessuno di noi in chat abbia mai visto Temptation Island, ma che tutti noi sappiamo che cosa sia Temptation Island. Vero? Me lo confermate questa cosa? Io vi aspetto. Aspetto le vostre risposte. Io mi sono cancellato da Mertbook. Va bene, perfetto. Quindi non sai cos'è Temptation Island? No, perché se vuoi te lo spiego, perché è giusto che il mondo sappia quali amenità trasmettiamo in Italia. Sconvolgente rivelazione, neanche tu lo sai. Allora ve lo spiego io. Che non l'ho mai visto, croce sul cuore proprio, ma purtroppo so che cos'è. È un programma dove a quanto pare vengono presi dei concorrenti a coppie, fidanzati, strafidanzati,
iperfidanzati. Io so cos'è. Ok. Quanto pare c'è un concorrente che deve essere anche, cioè io non lo conosco. Però questo è quel concorrente nel 2013 e mi fa morire questa cosa. Mi fa morire. E allora tu sai chi è questo concorrente? Si chiama Tommaso, dovrebbe essere di questa edizione, quindi probabilmente riderai ancora più di noi. Questo era lui nel 2013. Tommaso nel 2013. Adesso io sono curiosa di andarlo a vedere com'è diventato. Quindi se mi uscite una foto di com'è diventato, tanto io continuo a perdere fotogrammi. Mark Wahlberg. Scus? Non so chi sia. Qui mi cogli impreparata a me. Forse è qualcosa che anche so, ma non so che si chiami così. Oh, comunque ogni cazzo di live che giochiamo ori succede qualche casino. Perché poi passavo su League of Legends e crashavamo. Laggavamo. Ma stasera è crashata la live così all'improvviso. Sto gioco porta a tasso, lo possiamo dire, porta male, porta malissimo. L'abbiamo detto, l'abbiamo dettissimo. E io devo giocare due. John Fletcher. Nomi a caso. Sì? Ok. Va bene. Ma è uno... Ah, ok, è un'immagine. Ah, vabbè, non è che è cagnata assai, eh. Quella a fianco sarebbe l'amorosa. Marco Wahlberg, l'attore di Ted. Aspetta, Ted. Aspetta che mi cerco Mark Wahlberg perché forse ho capito chi è. Forse ho capito chi è. Quella a fianco è la fidanzata. Ok, l'attore di Ted. Ok, ce l'ho, ce l'ho. Quella a fianco è la fidanzata. Ah, lei 41 anni, lui 20. No, perché lo stavo dicendo che... Tiene l'età di Maria, lei, si vede. Cioè, tiene l'età di tua zia. E lui è qualche anno più grande di... Di Andrea. E io è meglio che sto zitta. Se facessimo le reaction insieme, allora il problema è che su quale emittente lo trasmettono? Perché le possiamo fare. Ma mi sa su Discord, non su Twitch. Cioè, ci facciamo in separa. No, addio. Contro Mediaset Twitch ho dovuto sborsare 15.000 euro di multa. Mi pare che fossero 15.000 euro. Per una reaction. Ha vinto Mediaset. Praticamente chiunque viene trovato la Rai, non ne parliamo proprio. Quindi ce la possiamo fare, ma su Discord. Perché non... Lunedì di festa si fa la reaction su Discord, va bene. Quando lo trasmettono sto coso? Che cosa mi stai facendo fare? Io che sono ancora in tonza, che non sono riuscita a non guardare mai una puntata di Uomini e Donne. Che non ho mai visto una puntata della D'Urso, di niente.
L'isola dei famosi, neanche. Mi stai togliendo la mia innocenza. Che sia la volta che divento vecchia, lo vedi? Va bene, ragazzi, lunedì io mi guardo le reaction. Va bene. Quando le fanno uscire le reaction, solitamente. Beh. Signori, io vado un attimo alla toilette prima di affrontare questo livello che. Sperando che si aggiusti un attimo la live, perché pare che sia scassato. Cioè. Penso che lo faccia tipo mercoledì. Perfetto, sto tornando. Sono tornata, non sono scappata. Allora, l'ultimo. Questo è l'ultimo livello. È l'ultimo. Quasi mi dispiace se è l'ultimo. Lu, grazie per i raidino. YOLO! Yolo a te, grazie per i raidino. Una domanda. Ma. Cosa mi stava scappando altro? Ah, ha detto che sono dispiaciuta che stia finendo. Dicevo. Sì, l'ho visto, era di non di lui.
Anche a te è crashata la live? Perché a me è crashata la live, mi sta laggando e... No? Allora vedete che popori. Io sono arrivato, ho chiuso tutto. Che senso hai chiuso tutto? Dove? Che hai fatto? Perché sei arrivato? Sei stanco? Che significa che hai chiuso tutto? Ho sonno, piccina, vai a riposare, dai. Vai a riposare, non worry. Don't worry, vai a riposare. Ma per riacchiapparsi qua. Ok, si è riacchiappato. Ma per riacchiapparmi io. Ha accantonato la sua carriera da streamer. A me è crashato tutto. L'elemento del calore vicino, ma la montagna non l'ho mai vista così. Siamo arrivati fin qui in mezzo a tanta sofferenza, non puoi rinunciare, ora dobbiamo arrivarci fino in fondo. Che cazzo sto facendo? Prima wipe, vai. Mi sono pugile, io volevo fare lo share. Andatevene a cacare. Ah, quel fiume di lava. Lo vedo lungo il fatto qua. Dove cazzo devo andare? Non nella lava, magari. Sono uscita. Non riesco a capire dove devo andare. Cioè, sono confusa già al primo passo. La lava, perché sì? Perché non sono minimamente attrezzata. Le parti con le bolle, se ci rimani troppo prendi danno, devi andare su. L'ho capito che devo andare su. Il problema è che non riesco a capire come. Devo andare su quello spigolo. Notte Lu, grazie per il raid e grazie ancora per la sub. Questa volta non era scammata. Ma dannazione. Mannaggia Arciufolo. Notte a te, patato.
No. Sì, vabbè, sono uscita. Ah. No, no, non sono ancora pronta psicologicamente. Come si fa? Come? Allora, è legale? Ditemi, è legale tutto ciò? Legale? Calma, calma, sangue fresco, fa caldo, Golfino, fa caldo. Cioè, poi siamo dentro a livello con la lava. Poi è crashato praticamente solo noi. Che cos'è questo? Allora, mi dica, mio vate, sono tutta orecchie. O tutta occhi, perché non. Devi sfruttare le onde che ti lanciano. Ok. E devi salire sempre su. Sono pronta psicologicamente per fare questa cosa? L'ho detto. L'ho detto. L'ho detto. E adesso che l'ho detto, mi faccio un'altra piccolissima pausa. E poi andiamo. E no, eh? E no, eh? Al massimo so battere, non vate, ma va. Va, baci al padre, baci. Io ti ci avevo avvertito, e io avrei voluto che noi ci sentissimo prima che io cominciassi a giocare sto gioco e che tu mi avessi detto: no, Nina, non lo cominciare mai. Mai. Questo sarebbe stato un mondo giusto, anche perché quando portiamo sto gioco è League of Legends che lagga e quindi tu dopo riandavi su League of Legends. Vabbè, ho capito League of Legends, ok? Ma stasera che c'è crashato tutto mentre ero perfettamente connessa io, tra l'altro, tra le altre cose. E invece a Luna ne è crashato. Perché? Perché è solo a noi? Io penso che questo gioco porti proprio sfiga. Lo posso dire? E il 2 non lo voglio giocare. Invece sappiamo tutti che lo giocheremo. Perché? È pure bello come gioco, però cazzo sei arduo. Qualcuno ci vuole male, perché ora è maschilista. Dici quindi. Perché sono un donnina, me l'ha fatto crashare. Siamo mal pensati, no. No, no, Wolfino, loro sono quelli che ben pensano. Buttati un pugno di sale sulle spalle. Io il bagno mi ci devo fare nel sale. Così, guarda. E per le zizze, dice. Così. Capito, Wolfino? Il bagno. Bagno nel sale, mi devo fare. Ma domani mi vado a buttare a mare, così vediamo. Più bagno di sale di quello. Cosa? Ah, allora, ragazzi, giustamente voi. Se. Se siete da browser, potete scaricare due estensioni. Quella di Frankerface, non funziona neanche il Wall Emote, a posto. Quella di Frankerface e quella di Better TTV, e ci sono delle emotes completamente gratuite nel canale. E alcune di queste fanno anche partire dei suoni. Tipo il Salty Shower che hai sentito poco fa. Oppure. Oppure
Quella, esatto, non la so, non la prenderei io. Non funziona neanche l'emotool. Una doccia di sale, cioè salt bae sopra che te fa così. Scusa, così. Perché lui la mette con la manina non così, ma così. Abbiamo di peggio, babbo. Ci abbiamo di peggio. Se mi ricordo qual era, ok, ce l'ho. Era questa? No, non era questa. Meno male che gliel'ho messa io. Che gliel'ho messo io i suoni. Scusa, non era quella che faceva partire. Forse c'ho il cooldown. Ah, c'è il cooldown di 3 minuti perché l'ha fatto partire bestia. Ok. Il mio canale vorrei la voce che si sente in una puntata di Rick e Morty dove sussurra il vento fallito. Lo puoi fare? La puoi trovare? Ma io non ce la vorrei nel canale, onestamente. E sarà finito il cooldown? No. Adesso farò queste mozze finché non parte il suono. Facevo prima a contare i minuti. Oppure a triggerarlo io. Non è vero, io qui ce l'ho, non lo posso triggerare. Comunque potete mettere tranquillamente le due estensioni, pesano pochissimo sul browser. Ciao Nick! Pesano pochissimo sul browser. E c'avete le emotes, però funziona soltanto da browser, non da app. Ok, ce l'ho. Ha pure laggato malissimo il suono. A posto. Questa è proprio la suoneria quella là della Crazy Frog, non so se ve la ricordate. Io sono abbastanza vecchia da purtroppo ricordarla. Comunque non funziona neanche l'emotool. Questo è proprio che devo riavviare OBS. Sono a Better TTV. Better TTV e Franker Fades. Quella là, ridacci la Gioconda. Quella. La testata gliel'ha data Zinedine Zinedine Zidane. Va bene. Che vergogna. Sì, che incubo. Passavo ogni 5 minuti in quella cazzo di... Su qualsiasi mittente passavo ogni 5 minuti. Raga, virgola. Virgola. Ma lo sai che rischiamo che riesca qualcosa del genere se domenica si vince l'Europeo? Ma io spero che non le facciano più le suonerie per i cellulari. Le fanno ancora. E adesso basta che prendi il codice, guarda, quando ti dà il messaggio il bot, ti dà le emotes, ci passi il mouse sopra e ti dà il codice emote. Nel senso, per esempio, quella good game, se ci passi il mouse sopra, vedi che se scrivi good game come scritto lì, ti esce il GG. Quindi passando il mouse sopra le emotes, vedi i vari codici. Tipo. Abbiamo anche il gatto schifo, madò.
Perché se non c'è il gatto schifo, madò. Le zucchine! Abbiamo le zucchine. Abbiamo l'emozza adatta per l'orca. Abbiamo un culo. È una pesca, scusate, è una pesca. Pesca. Esatto, c'è anche Slowpoke. Lella. Abbiamo anche l'emozza per Lella. Quelle di Better TTV che sono animate, qualcuno triggerà anche il suono, tipo salty shower. Io non sono psicologicamente pronta all'ultimo livello di train. Sì, è proprio il gioco che stai giocando, Nina. È proprio quello, è proprio lui, è proprio train. È proprio il livello della fucina, questo. No, di Ori. Che non so neanche se è l'ultimo, però vabbè. Wow! Esattamente lui, wow. Tra l'altro, finché non si aggiorna il Wall Emote, perché c'è un'altra estensione che permette di far vedere già le emotes animate a schermo, come io avevo il Wall Emote, che però adesso non funziona. Causa crash. E quella che uso io ancora non si è aggiornata, però io mi trovo bene con questa, quindi quando fate questa qua del wow, a schermo si vede un trattino bianco perché non si anima. È una cosa bellissima, tutti i trattini bianchi. Mo ci andiamo. Mo ci provo. Cioè 5 e un quarto. Accidenti, accidentaccio. Attimo solo che ho un messaggio. Questa è finita. Domani c'è prossima live Skyrim, sempre la run infinita e poi Ori 2. The Will of Wisp. C'è anche Dead by Daylight che dobbiamo fare con Tate Wolfine, non mi fate dimenticare che devo andare a comprare Dead by Daylight dopo la live. Sono convintissima. Mo finisce come un livello di train nella fucina, 9 ore di train. 6 su 33 potenziamenti abbiamo preso, 7 su 15, un cazzo abbiamo preso, ragazzi, vabbè. RIP accendino. Lag. Ha laggato il gioco. Vabbè, riparto.
Perché non mi parte l'Y? Allora vai con la pedana. Quello che volevo provare a fare. Magari senza fiondarmi nella pedana. Nella cascata. Mi sto impicciando coi tatti, capito qual è il cazzo? Cazzo, perché adesso sono tiltata. E quindi lo sto rendendo più difficile di quello che già non è. Non c'ho più un cazzo di vita. Giustamente quel mob me l'ha ricordato. La direzione era giusta, intanto. Da che lato? Da che lato, Anto? Aiutami. Uno vale l'altro. Ah, quella è una cascata. Da che parte devo andare là, scusa?
Non posso andare di là. No, la telecom. Dritto, dritto. C'è la cascata, Antò, come faccio ad andare dritto? Ah, dove stavo prima devo andare dall'altro lato? Ok. Quindi... ma l'anime chi è vivo? Close up. No, non c'ho tempo di fermarmi là. Citeru. No, cominciano i salti del coniglio, come diceva qualcuno. Ho le mani sudate. E ci levassimo dai coglioni. Perché dici così?
No, ormai siamo arrivati quanto. Ormai siamo arrivati qua. Vuoi droppare all'ultimo? No, è solo che devo trovare metodo. Mi serve metodo. So altre 6 livelli. Dici? Avevi detto che era finita? Calcola, su 3 cascate per lato. Quindi dici lo finiamo la prossima live? Va bene, faccio un'ultima try qua. E poi facciamo come Baglioni, anche perché... vabbè, no, non vale questa come ultima try se casco, eh. Voglio almeno vedere, voglio superare sto pezzo. Cioè c'è quello di sotto che lavora per le guardie comunque, che gli tira... Last try e poi andiamo a fare un raidino. Avevo detto last try e andiamo a fare un raidino? Che non si dica che non sono una donna di parola. Che sono presa bene. Cioè, stasera ho giocato tutto il tempo. Sono presa bene e mi stavo ammazzando nella lava. Aspetta, Wolfino, per ora da ancora da nessuna parte. Nina è presa bene.
Voglio almeno arrivare là sopra. Posso? Posso almeno arrivare là sopra? Gioco, me lo permetti di arrivare almeno là sopra? Aspettate, aspettate, perché ora è una presa di posizione. Perché è vero che qua giochiamo male, ma dopo un po' ci proviamo a fare le cose decentemente. E mi vado a piantare la canzone là. Le mani sudate. Quante ore sono orretto oggi, suori? Dai. Me lo merito un GG per la tenacia, quantomeno. Cinque ore e un quarto. Beh, ho battuto i miei record personali. Vero? Meriti pure i cuoricini, grazie per i cuoricini, Wolfino. Ma appena stacco la live ti mando gli screenshot che compro. E scarico DPD. A posto. Quello è proprio amico delle guardie. Però in realtà forse era una cosa buona che quello lì morisse. Oh, si è rotta Nina, non riesco a chiudere il gioco. Ma considerando quanto poco confidente sono con il pad, penso che lo giocherò mouse e tastiere. Ah, due in uno! E io mo come vado più su? Last try. Questo davvero è last try? No, non vale questo come last try, non vale. Ok. Vale ancora come last try? Mi sono inceppata coi tasti, non vale come last try. Va bene, questo era il nostro last try. Basta. 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 No. Ah, non ce la faccio neanche a chiuderlo. Maledizione. Mi fanno male gli occhi. Mi fanno malissimo gli occhi. Allora, andiamo a vedere chi è che sta streamando. Allora, dei miei... Cioè, vabbè, Farenz, che però... Boh, non lo so, sto facendo just chatting. Io voglio fare una cosa.
Non c'ho manco i gatti. Andiamo. Ma no. Perché tagli in italiano, poi mi escono i canali in russo? Allora, sta giocando a Teamfight Tactics, credo. Non lo conosco assolutamente, però c'ha uno spettatore. Quindi andiamo. Andiamo a portargli un po' di personcine. Detto ciò, ragazzi. Io passo, quindi c'è la chat solo follower, passo ai ringraziamenti della serata, quindi ringrazio Kryzen per il raid, Bubble e Vicky per il follow, Crono per la resub, West per il raid, Derek Firornist per il raid, Hidden1346 per il follow e Crono per il raidino. Noi al solito ci aggiorniamo su Instagram e su Telegram per le prossime live. È stato un piacere smadonnare suori con voi. Ovviamente ringrazio tutti quanti voi per la compagnia. Mi sono incartata per la compagnia e i miei moderatori per aver lisciato la spada. Ci aggiorniamo. Bella! Thank you.